Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto USB. Intanto la prima udienza relativa appunto alla impugnazione di Riccardo Cristello avverso appunto il suo licenziamento, una diciamo prima udienza interlocutoria di presentazione quasi, quindi c'erano deduzioni, controdeduzioni e poi il 21 luglio o giù di lì già si potrebbe arrivare a sentenza. Un grande calore ha accompagnato Riccardo, proprio perché è una battaglia di diritti, non è solo un fatto personale. Sì, noi siamo stati lì a dare supporto alla battaglia che Riccardo sta portando avanti, che non è una battaglia personale ma una battaglia di democrazia di tutti i lavoratori italiani. Quindi siamo stati lì stamattina, come saremo lì il giorno 21, e come saremo in tribunale anche per i lavoratori licenziati a seguito della questione di Pasquetta, licenziati ingiustamente accusati. L'esplosione in colata continua 2. Sì, che hanno come unica colpa quelli di essersi salvati la vita. Quindi saremo lì a dare come sempre il nostro sostegno. Oggi, come dire, è stata giornata un po' così, motivazioni aziendali. Fanno un po' sorridere, non c'è stato un passaggio in cui si è detto se il post ha generato il caos mediatico. In realtà quello che ha generato il caos mediatico è stato il licenziamento che hanno prodotto loro. È proprio una tesi difensiva ridicola. Sì, 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 sì. Però è, come dire, purtroppo ecco, siamo di fronte all'ennesimo licenziamento ingiustificato e ci stiamo difendendo con le unghie e con i denti in tribunale per tentare di riconfermare dei principi che sono costituzionali, ma che in maniera, come dire, continua vengono messi in discussione da una multinazionale gestita da una manager che oramai, come dire, si sente intoccabile, si sente al di sopra. Forse lo è, purtroppo. Guarda, vedendo l'atteggiamento politico nei suoi confronti, sì, lo penso pure io. Abbiamo visto anche delle immagini strane di operai sul posto di lavoro, almeno che sembrava stessero per entrare in fabbrica, un operaio col braccio ingessato. Sì, c'è anche questo, c'è stata questa segnalazione di qualche giorno fa di un lavoratore in particolare di un'azienda d'appalto, sembra un responsabile che stava lì col braccio ingessato, ma diciamo noi abbiamo fatto uscire fuori questa foto semplicemente per mettere poi in evidenza che cosa? I due pesi e le due misure, cioè da un lato tu consenti l'accesso in fabbrica a gente che per legge non potrebbe entrare in quelle condizioni, dall'altro invece licenzi i lavoratori che reclamano diritti, il diritto alla sicurezza, il diritto alla salute. Quindi questo è, come dire, è alquanto paradossale in tutta la vicenda Ilva. Ecco Rizzo, intanto proprio nella giornata della prima udienza relativa all'impugnazione di Riccardo Cristello, il Consiglio di Stato finalmente si è pronunciato e purtroppo ha dato ragione ad ArcelorMittal e a ex Ilva in AS, anzi Ilva in AS, perché praticamente è stata bocciata la sentenza del TAR che aveva disposto la chiusura dell'area a caldo. Una decisione certamente clamorosa, forse il Consiglio di Stato ha dovuto piegarsi alla ragion di Stato. Ma io la definisco una sentenza politica. Il Consiglio di Stato ha dato l'ennesimo aiuto ad una classe politica che sulla vicenda Ilva ha due problemi di fondo. Uno, ha deciso di non decidere e non è un caso che siamo 10 anni in questa condizione. Due, continua a pompare soldi in una fabbrica che non ha nessun tipo di futuro, buttando centinaia di milioni di euro che secondo noi bisognerebbe usare per rilanciare l'economia locale che non può essere legata ancora a quella fabbrica, quindi per costruire un progetto vero di rilancio di Taranto, tra l'altro ottenendo scarsi risultati anche dal punto di vista dell'occupazione, perché se noi oggi avessimo un grafico ridotta all'osso, sì, abbiamo un'occupazione ridotta all'osso, l'ambiente, come dire, che è nelle condizioni anche peggiori rispetto agli anni precedenti, quasi tutti, la maggior parte in cassa integrazione, lavoratori ex Ilva AS dimenticati, lavoratori dell'indotto che non ricevono stipendio, insomma di cosa stiamo parlando? Di lavoratori, come dire, abbandonati, messi in cassa integrazione senza nessuna prospettiva di futuro. L'indotto, l'hai detto tu prima, si lotta ogni mese
per avere lo stipendio a seconda di quando ArcelorMittal si ricorda di pagare le fatture, ma anche là c'è tanta connivenza da parte di tanta imprenditoria locale che dovrebbe denunciare questi, ma invece, come dire, ha anche paura di esternare. Quindi è un calderone di elementi negativi che ci fanno solamente pensare che questa sentenza in realtà poi non cambierà nulla, sposterà semplicemente in avanti quella lenta agonia della fabbrica. Ecco perché noi continuiamo a sostenere che l'accordo di programma, apertura di una discussione col territorio, sediamoci, troviamo delle soluzioni vere e la politica faccia la politica decidendo e sostenendo, come dire, quello che il territorio decide rispetto al futuro, non solo nostro ma anche e soprattutto dei nostri figli.